C'ero già, riesco a vedermi in questa grandissima Matrix dove sono nel piccolo schermo e nel grande schermo. Come state? Vi state divertendo? Ricordate che per parlare con me potete o pensarmi molto intensamente oppure potete scrivermi nella chat, mettendo ovviamente in conto il fatto che vi leggerò o non vi leggerò, eccetera. Allora, nella nostra nuova formula abbiamo un argomento di cui parlare per un 4-5 minuti, vi faccio resoconto di una serie di cose, poi dopo vi leggo in chat per le vostre domande e le vostre curiosità, non sui singoli giochi, perché nei prossimi giorni avremo altri appuntamenti insieme per cui parlare di un sacco di cose. Sappiate che io al momento sono stato l'unico italiano che è riuscito a giocare a Tomb Raider, per cui preparatevi perché ve ne parlerò forse addirittura stasera. Ci sono una serie di approfondimenti nei quali potremo parlare. Allora, adesso siamo a parlare di quanto è accaduto ieri alla conferenza Microsoft. Allora, voi sappiate che nel frattempo io ho fatto una video intervista di cui vedrete il resoconto nei prossimi giorni, in cui ho intervistato Mike Nichols, che è uno dei vice president di Xbox e degli studios, e appunto gli ho potuto fare un po' di domande su quello che è accaduto ieri. Ovviamente è una cosa, insomma, è stato un bel evento, forse una conferenza un po' lunga con la parte centrale legata agli odiatissimi indie, e tra virgolette, ragazzi, non me ne vogliate, lo so che la metà di voi che ci state leggendo siete lì che siete pronti con i vostri progetti Kickstarter da milioni di dollari, però appunto parte centrale, dicevamo, dedicata ai giochi indie, poi a tutta una serie di novità, cioè il game di VR, il chatpad che torna. E a me fa molto piacere, devo dire, perché è una cosa che denigra soltanto chi non gioca online, perché chi gioca online sa che a un certo punto, a meno di non voler ricorrere ai messaggi vocali, ma tanti si sentono stupidi a parlare da soli a una console o a una cuffia in una stanza, per cui appunto si può fare soltanto, è una cosa che io ho usato sempre moltissimo e che tuttora uso quando ho 360 per mandare i messaggi, in più i due pulsantini per gli screenshot e per i video sono molto molto utili. Comunque, dicevamo, appunto, io ho parlato con Mike Nicholson dicendo: Mike Nichols, c'è tanta tanta carne al fuoco, perché questa conferenza alla fine che cosa ci ha raccontato? Ci ha raccontato che a parte queste tre grandi esclusive che sono uscite entro la fine dell'anno, per cui appunto Forza, Halo e Tomb Raider, questo per i pacchettizzati, poi ci sono anche Fable Legends e Gigantic che escono entro la fine dell'anno, Gears of War che arriva adesso, di faccia ci sono tipo 15 esclusive più o meno doppia o AAA che escono nell'arco di 15-16 mesi, e sicuramente è la lineup più ricca davvero della storia di Xbox. Io purtroppo, vista l'età, me le sono fatte tutte, ma quella di quest'anno è imbarazzante, perché appunto Scalebound, Quantum Break, Forza Motorsport, insomma hanno tanto. Però io ho domandato a Mike Nichols, nel senso, ok, ci sono un sacco di titoli in uscita, ma il problema è farlo sapere alle persone. Come sempre, dopo la conferenza sono andato a rompere le palle a quelli che c'erano, agli altri giornalisti come di tutto il mondo, gli ho chiesto se gli era piaciuta la conferenza e se pensavano che sarebbe stato abbastanza per Xbox per riuscire a recuperare un po' del terreno perso rispetto a PlayStation. Tanti hanno detto sicuramente Xbox farà bene questo Natale, perché insomma negli Stati Uniti, in Inghilterra, la lineup è forte, insomma ci può fare, escono dei super pezzi da 90, però quello che è importante adesso è che Microsoft lo faccia sapere, perché io lo so, voi che ci seguite lo sapete, ma il grande pubblico, quelle milioni di giocatori che ancora hanno in casa una PlayStation 3 o una 360 e che ancora non hanno comprato una console next gen, hanno solo un sacco di amici che gli raccontano di quanto è bella la PlayStation 4, ma magari non sanno di tutti questi giochi che sono in uscita in esclusiva su Xbox One. E qui appunto servirà il marketing, servirà il passaparola, serviranno l'opera della... insomma è un lavoro complicato. Lui dice che hanno un piano, capisce anche qual è la differenza tra il mercato americano e quello europeo, però insomma poi di fatti concreti appunto siamo tutti a cercare di capire quali saranno le mosse, perché purtroppo soltanto la qualità non basterà. A me sembra, e sempre parlando con lui, quello che è venuto fuori, che a questo punto abbiano recuperato dal disastro del lancio iniziale di Xbox One, in cui tutte quelle che erano le feature multimediali di Xbox avevano preso il centro del palcoscenico, adesso abbiano trovato uno sweet spot, come dicono gli inglesi, cioè un punto di equilibrio fra i videogiochi e quelle che sono le capacità accessorie, cioè la console adesso permette di fare un sacco di cose, appunto dal DVR a guardare la televisione, se ancora siete di quelli
che hanno in casa un Kinect e provano a usarlo, sapete che con la voce potete ormai comandare la televisione, però richiede un impegno ed sono tutte cose che al giocatore non interessano. Però appunto lui mi ha detto: abbiamo ripreso il percorso, sappiamo benissimo che le console vendi perché ci sono i giochi, e quello è il nostro focus, e abbiamo deliberato. Ovviamente poi da lì a portare a casa dei risultati ce ne starà. Vi ho chiesto anche, tra l'altro, se dopo, insomma, 360, quando è lanciata all'inizio, aveva un grandissimo focus sui titoli giapponesi, hanno speso molti soldi. Ricordate Sakaguchi, Blue Dragon, Lost Odyssey, Uncharted, che era uscito in esclusiva all'inizio soltanto su Xbox 360, Eternal Sonata, insomma. Questa volta io apprezzo il fatto che, piuttosto che ricorrere al JRPG classico, si stiano rivolgendo a quella che per me è la new wave dei giochi giapponesi, per cui Platinum Games, adesso arriva Inafune con questo Record che è uscito il prossimo anno e di cui ancora non si sa niente, e quello che ci sarà, gli ho chiesto se c'è a porte chiuse qua, se lo fanno vedere, non c'è, non ancora. Loro l'hanno visto ovviamente, ma il focus di quel gioco è a fine dell'anno prossimo e quello dopo, quindi almeno c'è un, insomma, c'è la volontà ovviamente di puntare su titoli giapponesi che hanno una cura su certi tipi di action, che però appunto oramai che Itagaki ce lo siamo perso sulla strada del delirio, c'è la volontà di puntare su titoli nipponici ma che strizzino l'occhio alla loro base utenza consolidata, che è quella statunitense e in parte europea, perché credo che la battaglia per loro sul terreno giapponese sia completamente persa, cioè comunque mantengano un certo livello di investimenti ma che per il resto abbiano abbandonato. C'è, quanto so, qualche sorpresa in arrivo su Limited e Collector, che ci dovrebbero essere per tutti i titoli di punta, per cui insomma il trade sarà uno dei punti di forza. Vedremo come riusciranno a spingere quelli che per loro sono alcuni dei titoli più importanti del prossimo inverno, ovvero nello specifico Halo, Forza e Tomb Raider, che abbiamo appunto, ripeto, provato porte chiuse qua e del quale sicuramente vi racconteremo nei prossimi giorni. Mi sa che appunto con questa overview della conferenza Microsoft abbiamo più o meno finito, e quindi andrò a recuperare le vostre minchiate in chat. Vediamo che insulti mi avete scritto. Intanto vi saluto un po' di gente: T-Seeker, Abba Fica Immancabile, Ergut, il nostro Martin Boschetti, che a quanto pare ha ricominciato a giocare ai videogiochi dopo aver abbandonato per tanto tempo, e dice: oi, quanto scrivete. Erion Troia: per me il momento verità sarà con le bombe Halo e Gears, se saranno a livello del loro passato. Ho un po' di dubbi perché non è facile riuscire a rinnovare con dei capitoli numero 4 e 5, però staremo a vedere. Ciao Barone, Marichella, benvenuta. Ciao Andrea 332, ciao Leogrium. Diodice: c'è occasione di intervistare Sam Lake? Non lo so, l'ho già fatto l'anno scorso, la video intervista addirittura. Quest'anno è un po' più preso perché il titolo è lanciato, e sinceramente l'anno scorso gli avevo chiesto tante delle cose che si potrebbero chiedere, quindi non so bene cos'altro, cioè se riesco a trovare lo spunto magari chiedo di poterlo intervistare. L'intervista per intervistarlo, mi sembra il gusto di farlo un po' senza, non ha tanto senso. Saluti Salgeek, TC, che è il grande Barone. Salutami Barone, Staff The Best, ci vede, ciao Ultrapack, Bedrano. Barone, ma secondo te basta avere qualche buona esclusiva sotto Natale per riprendere quota Xbox One? Blade Runner, no, ci vuole il marketing, devi anche spendere dei soldi e far sapere alla gente che hai queste buone esclusive. Il discorso è che appunto qualche buona esclusiva non ne ho presentata una decina almeno, da qui a 15 mesi. E bisogna vedere se la gente è recettiva e se crede a questo progetto. Staremo un po' a vedere. Poi, scusate l'ignoranza, ma Remedy è studio interno Microsoft, non può fare multipiattaforma, chiede Ventorio. Allora, è studio indipendente, fanno anche dei titoli su mobile. Chiaramente sono molto connessi, i titoli che stanno proponendo adesso sono prodotti, credo che sia un po' il rapporto che legava Sucker Punch a Sony fino a qualche anno fa. Poi staremo a vedere che cosa succederà in favore. Savlab, Barone, Forza Motorsport da 6 basta per decidere di prendere una One? Dipende se sei un... secondo me non esiste più il titolo che ti fa prendere una console e spendere
400 euro. Bisogna che ti piaccia l'ecosistema, bisogna che tu sia convinto dalla lineup in genere. A questo punto ce n'è veramente per tutti i gusti, devi decidere un po' che minchia fare. Allora, poi The Massive Freeware HD in pratica è la possibilità di gestire Xbox One come un DVR, cioè potete registrare tramite Xbox One tutte le vostre trasmissioni televisive o i vostri programmi HD, ve li registrate, ve li salvate sulla console e tramite la console vi fate lo streaming di quanto registrato su qualsiasi device abbia installato Windows 10, per cui voi avete il Surface o un tablet, un iPad, quello che vi pare, collegato in camera alla vostra Xbox, la trasmissione televisiva che vi siete registrati su Xbox ve la potete vedere in qualsiasi momento su qualsiasi device che abbia installato, appunto, eccetera. Secondo te conviene un PS4 Xbox One Barone? Dipende cosa fanno i vostri amici, se tanti giocano su PS4 vai su PS4, chiaramente se amate certi tipi di titoli bisogna vedere che cosa vi piace, se volete lanciarti The Last of Us ci vuole PlayStation, se volete gli Halo, i Crackdown ci vuole Microsoft. Microsoft sicuramente ha fatto un ottimo lavoro, è una lineup imponente perché insomma 10 AAA che escono nel giro di 15 mesi è un lavorone, insomma Microsoft non ha mai avuto una lineup così. Vediamo se tutte le ciambelle riescono col buco, vediamo che cosa ne sarà di questi titoli alla fine della fiera. Il progetto è interessante, sicuramente non buttate via i soldi a comprarvi nell'uno o nell'altro. Poi, allora, Exploding Anyway, dopo le tre ci si chiedeva che avesse vinto e si diceva che Microsoft e Sony avessero pareggiato, ma unendo i contenuti più proposti a quelli delle tre ci si può azzardare a dire che adesso i contenuti offerti da Xbox sono superiori a quelli di PS4. E al momento sì, assolutamente, cioè la prospettiva dei prossimi 10 mesi per me, insomma, carta canta, i titoli in uscita annunciati come quantità su titoli tipo per il momento mi sembrano numericamente superiori su Xbox. Poi bisogna vedere se poi vengono fuori tutte ciofeche, ma insomma Quantum Break, Tomb Raider, Halo, eccetera eccetera, alla fine sembrano tutti progetti molto ben riusciti. Poi vedremo, ragazzi, tanto alla fine, fino a quando non provate una campagna di Halo, la portate alla fine, se è all'altezza del passato, chi lo sa. Leogrio Manto, hai un appuntamento a porte chiuse per Quantum Break? Assolutamente sì. Il gameplay di Drew, il protagonista di Scalebound, secondo te è migliorabile? Ti dirò un segreto, nessuno ha giocato Scalebound e nessuno ti potrà dire se il gameplay di Scalebound è migliorabile. Secondo me quello che ha influenzato tanto le impressioni è che il fatto non fosse fluidissimo, però so che è uscito un altro trailer, un lungo gameplay già in queste ore di cui mi parlano bene, però di Scalebound parleremo nelle prossime ore perché abbiamo un appuntamento a porte chiuse. Allora, Quantum Break, dice Dylan, non Quantum Break, guarda, ma alla fine quali sono le esclusive PS4? Beh, Dio mio, ora esce Until Dawn che comunque è interessante, prossimo anno c'è Uncharted, quest'anno c'è Tear Away HD, poi non mi ricordo che altro c'è, però sicuramente adesso è uscito God of War 3, la versione remaster, poi ci sarà Uncharted, sempre il remaster, delle esclusive annunciate per il prossimo anno c'è Horizon che sembra molto molto promettente, poi c'è ovviamente ora non mi viene il nome, ma insomma il seguito spirituale di Ico e Shadow of the Colossus, The Last Guardian, appunto, bisogna vedere quando e se uscirà. Poi è stato annunciato il famoso Shenmue 3, lì sinceramente tutte le volte che se ne vedono immagini e progetti nuovi sono sempre più scettico, perché non mi sembra in grado di mantenere le aspettative del pubblico, ovviamente. E il Blade, cosa ne pensi? È nuovo di Ninja Theory, devo dire che si è visto troppo poco. Loro sono molto bravi, ricordiamo che comunque è un titolo multipiattaforma. Matteita, ciao Barone, sai per caso quando arriverà Windows 10 su Xbox One per i membri della preview? Non lo so, hanno detto che uscirà a novembre. Allora, Devku, Barone, puoi parlarci un po' del cross-platform Xbox One Win 10, qualcosa di più specifico? Ma in realtà non c'è molto di più specifico, semplicemente, già? Allora, in realtà sappiate che non tutti i titoli di quelli di cui si parla in queste ore saranno disponibili al crossplay al momento del lancio. Quello, l'unico che, per esempio Gigantic, in realtà è previsto il crossplay entro il mese più o meno dall'uscita,
però l'unico che sarà crossplay fin dal primo momento è Fable Legends, per cui appunto quella è la prima volta che si potrà provare una volta una cosa del genere. Shenmue 3 sarà una grande esclusiva, però dice Saber Saulo. Io me lo auguro, perché io c'ero quando c'erano i primi due Shenmue. Quello che ho visto fino adesso sinceramente mi lascia freddino dopo l'annuncio e l'emotività legata all'annuncio, però chiaramente chissà quando vedrà la luce. Ho grandi speranze, ma perché ce le devo avere dopo tutti questi anni, però appunto vediamo. Allora, Barone, quanti e quali titoli saranno retrocompatibili a novembre su Xbox One? Non si sa ancora, la lista non è stata fatta. La cosa interessante è stata annunciata in conferenza ieri, è che d'ora in avanti tutti i titoli che usciranno su 360 saranno tutti retrocompatibili su Xbox One. Per cui, ora io non so quanti quelli che andranno a comprarsi un titolo nuovo per Xbox 360 dopo un mese si compreranno Xbox One e ci vorranno di giocare. Però comunque almeno sapete che tutto il nuovo catalogo sarà disponibile in digitale, ma anche perché tutti i nuovi titoli sono disponibili in digital delivery. Poi, allora, Shaka 09 da possessore PS4, devo dire che per ora Microsoft sta lavorando meglio. Preferisci Quantum Break o Uncharted 4, Barone? Una domanda un po' scemotta, perché da videogiocatore non puoi preferire uno all'altro, ci devi giocare. Quando avrai finito entrambi i giochi potrai decidere quale ti è piaciuto di più. Entrambi sono sicuramente fra i due titoli più attesi dei prossimi 8 mesi, insieme a Tomb Raider, Halo 5, insieme a Forza Motors, sicuramente sono quelli che hanno maggiore impatto. Insomma, Quantum Break è quello che si è rubato la scena della conferenza Xbox ieri, soprattutto a livello tecnico. Poi. Torrentello, Barone, che ne pensi di Halo Wars 2 sviluppato da Creative Assembly? Una gran mossa, perché loro appunto sono le divinità dello strategico. Se dovevi pensare a un team a cui affidarlo e fare il botto su quel pubblico lì, soprattutto in ottica PC, mi sembra la scelta migliore. Bisogna vedere come riusciranno ad adattare il loro tipo di gameplay a un pad e quindi all'utenza console, per cui staremo a vedere. Allora, Fable Legends, cosa ne pensi? Ne hanno più parlato, Marcus Gin. Io in realtà ho smesso di seguire, nel senso che sto aspettando la beta, l'ho scritto mille volte, da mille fiere, a me non dispiace neanche, hanno fatto la scelta più giusta, perché in termini di free to play ci sta tutto. Fosse stato e fosse rimasto un pacchettizzato sarebbe stato un bagno di sangue, perché non aveva le caratteristiche di un gioco completo pacchettizzato. Così come esperimento sono contento, perché sono sicuro che tanti utenti Xbox e PC ci giocheranno e proveranno a vedere com'è. Non sarà un capolavoro, io di questo ne sono abbastanza convinto. Potrebbe essere un buon titolo, un esperimento interessante. Dal punto di vista cosmetico e di tecnologico è sempre più carino da vedere. Ha dei limiti, cioè questa linea è molto piccola, almeno per adesso, e tutto è piuttosto streamlined, cioè molto, molto lineare, per cui è proprio, sembra quasi un MOBA, sembra, come tipo di concetto. Però il tipo di combat system è quello di Fable, l'ambientazione è quella, non c'entra niente con Fable. Chiaramente l'hanno chiamato così per avere il richiamo, vedremo se sarà divertente, per saperlo bisogna giocarci. Salgeek, Barone, acquisterà il pad Elite della One? Il pad Elite della One me lo comprerò quando giocherò così tanto online come faccio per esempio con Destiny su PS4, per cui se vedo che Halo 5 mi piglia bene, ci giocherò tantissimo, allora mi comprerò anche il pad Elite, perché fa sicuramente la differenza. Ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me in questa mezz'oretta per parlare delle novità di Microsoft alla Gamescom. Vi lascio al prossimo appuntamento, che non ho assolutamente idea di che cosa sia. Final Fantasy XV con il buon Toto Tanzen, quindi restate con noi. Fra quanto, Antonio? Fra 4 minuti, 4-5 minuti. Restate con noi, grazie mille, ci vediamo a presto, ciao!